Una visita in caserma per conoscere le varie attività svolte dai carabinieri, ma anche i loro mezzi e le loro dotazioni. L'Open Day, riservato ai bambini delle scuole elementari del comprensorio aquilano, ormai è una realtà consolidata che rafforza ancora di più il legame tra l'arma e la città dell'Aquila. Il capitano Francesco Nacca, comandante della compagnia, come ogni anno ha accompagnato i bambini alla scoperta di quella divisa che raccoglie ammirazione anche nei più piccoli. Capitano Nacca, ogni anno questo momento è molto bello di condivisione con i bambini, fate vedere le vostre attività. Sì, anche quest'anno siamo alla terza edizione del, noi piace chiamarlo Open Day, a conclusione ovviamente di tutto un percorso fatto per tutto l'anno scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, dove l'Arma dei Carabinieri approccia i bambini in un contesto di cultura della legalità. Appunto poi a conclusione di questo percorso che dura tutto un anno scolastico, organizziamo queste visite guidate all'interno delle nostre strutture, dove illustriamo le nostre attività e i nostri mezzi. I mezzi usati dai carabinieri, ma anche il poligono e la sala dove si fanno le foto segnaletiche agli arrestati. I militari hanno spiegato ai bambini e alle insegnanti tutte le attività che si svolgono all'interno della caserma, alla scoperta di un mondo che, grazie ad iniziative come questa, è sempre più vicino al cittadino.